Allora, ascoltiamo queste testimonianze americane dall'Illinois, questo notissimo stato americano, zona Tinley Park, avvistamenti di massa, ok, a cose dell'altro mondo. La sera del 21 agosto 2004, gli abitanti del piccolo villaggio di Tinley Park, in Illinois, alzano per caso lo sguardo al cielo e presto si accorgono di non essere soli. La raffica di avvistamenti di tre strane luci rosse attanaglia il piccolo sobborgo alla periferia di Chicago. Quell'oggetto è stato visto da migliaia di persone. Ho visto tre luci rosse. Sono certa che non fosse un aeroplano. Non avevo mai visto nulla del genere. Gli avvistamenti si diffondono a macchia d'olio da Tinley Park a tutta la zona a sud di Chicago. I testimoni non hanno mai avuto una spiegazione. Era un UFO, lo giuro. Non me lo sto inventando. E quelle luci potrebbero segnalare un'invasione di portata mondiale. Il commissariato fu inondato di telefonate. La gente chiamava la polizia. C'era qualcosa lassù, qualcosa di inspiegabile. Ci siamo affacciati alla finestra e le abbiamo viste. Tre luci rosse nel cielo. 21 agosto 2004, Tinley Park, Illinois. Nel piccolo sobborgo 50 km a sud di Chicago, molti si stanno godendo quella che ha tutta l'aria di essere una tranquilla serata estiva. Sono riuniti alle feste di quartiere, ai barbecue e al concerto del famoso Ozzy Osbourne. L'atmosfera è gioiosa e il cielo limpido, ma non per molto. La prima delle oltre 50 testimonianze giunge alle orecchie delle autorità locali dopo le 7 di sera. C'è qualcosa di strano nel cielo di Tinley Park. Tre luminosi bagliori arancio-rossastri che volano alternando una formazione triangolare a un semplice rettilineo. I filmati di quella sera mostrano le luci muoversi silenziosamente e senza fretta da ovest ad est sulla zona di Tinley Park, spesso visibili per 30 minuti di fila. Alle 9 di sera, gli avvistamenti delle strane luci si moltiplicano in tutti i sobborghi a sud di Chicago. Tinley Park, Lake in the Hills, Oak Forest, Orland Park, Mokina, Madison e Frankfort. Ho visto tre luci rosse nel cielo. Erano delle formazioni sospese che alternavano la forma triangolare a tre puntini in fila. Sembravano fluttuare in cielo, muovendosi da nord-ovest a sud-est. Ci troviamo nell'arena First Midwest Bank, un tempo noto come Twitter Center, dove il 21 agosto 2004 ha avuto luogo l'Oz Fest. Quella sera, quanti lasciavano l'arena dopo il concerto sono rimasti imbottigliati nel traffico e dalle loro auto hanno alzato gli occhi al cielo e hanno visto delle bizzarre formazioni luminose. Immagino cosa avrà detto la gente. Dopo un concerto di Ozzy Osbourne è normale avere le allucinazioni. Il caso Tinley Park ha tutti gli elementi di un'indagine in piena regola. Abbiamo molte prove, un gran numero di testimonianze sparse in un'ampia area geografica e l'evento è recente, attuale. E gli abitanti di Tinley Park non sono i soli. Non si tratta di un semplice avvistamento di zona. Il team è convinto che sia un evento di portata mondiale. Una formazione luminosa molto simile viene filmata due giorni prima nel British Columbia in Canada, poi in Minnesota. Il giorno dopo gli avvistamenti di Tinley Park, il 22 agosto, le luci appaiono a Houston, in Texas. Gli avvistamenti del triangolo si moltiplicano, sommandosi alle classiche testimonianze riguardanti oggetti a forma di sigaro e disco volante. Gli avvistamenti di navicelle triangolari hanno un vero e proprio boom nei primi anni 80. Quando nel novembre del 1988 il governo rende pubblico l'impiego del caccia stealth F-117 e del bombardiere B-2, molti di questi avvistamenti trovano una spiegazione razionale. Eppure rimangono molti misteri insoluti. Il misterioso UFO avvistato in Belgio nel 1990 e il triangolo luminoso segnalato a Phoenix nel 94 diventano casi emblematici. 31 ottobre 2004, la notte di Halloween, il triangolo ricompare nel cielo di Tinley Park. Le luci rosse sono tornate, sono in corrispondenza della stazione ferroviaria. E ancora una volta vengono avvistate e filmate da un gran numero di testimoni. Gli scettici dicono che si trattava di razzi attaccati a palloni aerostatici e sospesi nel cielo. È possibile che queste luci, avvistate da centinaia, forse migliaia di persone, siano solo un falso allarme? O forse la verità è un'altra? Sam Maranto, il direttore del MUFON dell'Illinois, è il nostro principale contatto a Tinley Park. Tutti quelli che hanno visto le luci lo hanno chiamato. Sam ha accesso ai filmati dell'evento, è in contatto con i testimoni oculari e con chiunque abbia avvistato l'oggetto non identificato. Credo di aver interrogato almeno 100 testimoni. A detta di Sam, gli eventi di Tinley Park sono tra gli avvistamenti meglio documentati della storia. Molti hanno avvistato degli UFO, ma raramente forniscono delle prove. In parecchi casi è raro poter disporre di una fotografia dell'evento. Esistono all'incirca 30 filmati, girati simultaneamente in varie zone di Tinley Park e nei sobborghi circostanti. Ci sono ancora molti testimoni da ascoltare e molti filmati da recuperare. Il caso è in continua evoluzione. Quell'oggetto è stato visto da migliaia di persone.
persone. Ne hanno parlato i giornali nazionali, la stampa americana e le testate di tutto il mondo. Pat decide di andare dritto alla fonte. Un corrispondente del quotidiano locale, il South Town Star. Jason Freeman, in quanto giornalista, sarà obiettivo. Non ha nulla da guadagnare da questa storia. E a muoverlo è il nostro stesso interesse, scoprire la verità. All'inizio ero sbalordito. Non si può condurre un reportage senza testimonianze. Così ho cominciato subito a ricostruire la scena. Chi non ha visto le luci si è lasciato convincere dalle notizie diffuse dalla stampa, secondo cui si sarebbe trattato di palloni aerostatici o roba simile. Ma chi le ha viste, me compreso, ha vagliato altre possibilità. Jason scrive un articolo raccontando la sua esperienza in prima persona. Sono sceso dalla macchina e ho cercato di avvistare meglio quelle luci bizzarre. Ma che cosa abbiamo visto esattamente io e centinaia di altri abitanti di Tinley Park? Un mistero. I giornalisti, per definizione, sono abituati a registrare gli eventi così come accadono, nella maniera più imparziale possibile. Per quanto ne so, nessuno ha mai spiegato ufficialmente di cosa si trattasse, il che mi rende ancora più dubbioso. Il Dipartimento di Polizia ha negato categoricamente che si trattasse di palloni aerostatici e lo stesso hanno fatto le autorità. La FAA non ha identificato l'oggetto in questione in quanto non rilevato dai radar. A 50 km da Tinley Park sorgono gli aeroporti di Chicago O'Hare e di Midway. Com'è possibile che i radar di due tra gli aeroporti più affollati d'America non abbiano intercettato un oggetto avvistato da così tanti testimoni? La FAA non fornisce risposte. Forse la prova più lampante è fornita dai filmati. Questo è un caso sui generis, perché abbiamo molti filmati interessanti. Sam dispone di almeno 15 filmati amatoriali che registrano il bizzarro fenomeno. Da tutte le angolazioni e in tutti i quartieri, i testimoni registrano il fenomeno nella stessa formazione triangolare. Le luci sono sempre alla stessa distanza, pur muovendosi da un punto all'altro. Dei razzi farebbero lo stesso? Credo sarebbe prematuro sbilanciarsi e sostenere che si trattasse di un gigantesco fenomeno extraterrestre o di un'enorme navicella spaziale nei cieli di Tinley Park. Sappiamo solo che quella notte c'erano tre punti luminosi in cielo. Gli scettici sostengono che esista una spiegazione razionale agli eventi di Tinley Park, ma i numerosi testimoni non sono d'accordo. Non era un aeroplano o un velivolo ordinario, non produceva rumore. Sono rimasto di stucco, chiedendomi cosa potesse essere. Un paio di testimoni non sono sufficienti. Ci servono molte più testimonianze, molti più indizi e molti più filmati. Solo allora potremo ricostruire un quadro d'insieme. Quando si verificano degli avvistamenti simili, bisogna subito verificare se si tratti di voli commerciali o di operazioni militari. Se possiamo escludere queste due possibilità, è possibile affermare con cognizione di causa che si tratta di un fenomeno anomalo. Situati a 50 km di distanza dagli aeroporti di Chicago O'Hare e di Midway, i cieli di Tinley Park rientrano in uno degli spazi aerei più congestionati degli Stati Uniti. La zona è sorvolata continuamente da velivoli commerciali e da jet privati che potrebbero essere scambiati per navicelle extraterrestri. Lo strano oggetto potrebbe essere stato confuso per sbaglio con un aereo militare, ma la spiegazione pare improbabile. C'è una zona in cui si svolgono operazioni militari, 160 km più a nord, e un'altra a sud-est, sempre alla stessa distanza. Possiamo affermare, uno, che quella non è una zona militare, e due, che l'esercito non condurrebbe mai un'operazione nel bel mezzo di uno spazio aereo civile molto affollato, con rischio di causare dei danni. Nonostante ciò, Bill cerca di ottenere dall'esercito delle dichiarazioni ufficiali in merito al fenomeno di Tinley Park. A tal proposito, contatta un comandante di squadriglia della vicina base aerea di Scott. Salve, sono Bill Burns di UFO Magazine. La chiamo per avere un chiarimento sulle luci avvistate il 21 agosto 2004 a Tinley Park. Potrebbe dirmi se quella sera c'erano velivoli militari in zona? Non ha alcuna informazione in merito? Capisco, capisco. Questa la risposta ufficiale inviata dall'aeronautica militare ai cacciatori di UFO. Non abbiamo alcun tipo di documentazione dell'evento. A causa del continuo ricambio di personale avvenuto dal 2004, nessun ufficiale della base può rispondere alle vostre domande. Ho visto tre luci rosse che si spostavano lentamente nel cielo. Era la cosa più incredibile che avessi mai visto. Non ho mai visto nulla di simile. Mai viste luci di quel genere. 22:45, 21 agosto 2004. TJ Jepcon e Dave Wagner sono ad una festa di quartiere in compagnia di 70 persone tra amici e vicini. Non hanno idea che alla festa si presenteranno degli ospiti inattesi. Mio figlio ha visto tre luci comparire tra gli alberi. Tutti dicevano è un UFO. E quando l'ho visto mi sono chiesto anch'io che diavolo fosse. Mai visto nulla di simile. Fissavamo sbalorditi quelle tre luci rosse che attraversavano il cielo sulle nostre teste. TJ corre a prendere la videocamera e riesce a filmare lo strabiliante fenomeno per ben 18 minuti. A detta dei testimoni, l'oggetto ha senza dubbio
dubbio delle potenzialità superiori a quelle di un velivolo convenzionale. Ha impiegato 15-20 minuti per spostarsi da lì a lì. È rimasto stazionario per un po' e poi ha ripreso a muoversi. Quindi a un certo punto si è fermato? Già. Si è spostato per un po', si è fermato e poi ha continuato la sua traiettoria. L'andatura lenta e la capacità di rimanere stazionario sono del tutto inconsuete per un velivolo tradizionale. Gli abitanti di Tinley Park lo sanno bene. Quando un agente di polizia fa un salto alla festa, viene bombardato di domande sull'oggetto avvistato. Gli abbiamo chiesto che stesse succedendo e lui ci ha risposto: ora non posso parlare, ed è corso alla stazione di polizia perché stavano arrivando migliaia di telefonate. La gente chiamava la polizia? Già, tutti quanti. I cacciatori di UFO contattano la stazione di polizia di Tinley Park per ottenere una dichiarazione ufficiale. L'agente di servizio non si pronuncia sul caso, ma i rapporti di quella sera attestano l'avvistamento di 3 luci rosse nel cielo notturno. Dopo mezz'ora, l'oggetto scompare lentamente nella notte. Ma intorno alle 23:30, TJ e Dave effettuano un altro avvistamento. Un solo punto rosso luminoso che segue la stessa traiettoria tracciata dall'oggetto visto in precedenza. Stavolta Dave è pronto. Ha un telescopio ad alta definizione a portata di mano. A occhio nudo non riuscivo a distinguerne i contorni, ma il telescopio mi ha rivelato un oggetto di forma ovale, circondato da una decina di punti luminosi. Pat porta a Ted il video di Dave e i dati raccolti perché li analizzi. Usa un localizzatore satellitare per stabilire il punto esatto degli avvistamenti. Poi un clinometro lo aiuta a individuare a che distanza nell'orizzonte si trovasse il presunto UFO. Infine, grazie all'ausilio di una bussola, definisce la traiettoria seguita dall'oggetto volante. Il filmato mostratomi da TJ è molto simile a quelli analizzati con Sam Maranto. I filmati registrano lo stesso evento, le stesse luci rosse nei cieli di Tinley Park. Per completare la triangolazione, Ted ha bisogno dei dati raccolti da un'ultima località. Potrà cominciare a stimare le dimensioni e la velocità dell'oggetto avvistato dai testimoni. E forse riuscirà a identificarlo. Quella stessa sera, Bob Peterson è in giardino con i figli quando avvista lo stesso oggetto triangolare. Ho alzato gli occhi per caso. Ho visto 3 luci rosse in cielo che mi hanno incuriosito. In questa zona l'attività aerea è molto intensa perché siamo vicini all'aeroporto di Midway. Ho pensato subito a un elicottero, ma era troppo silenzioso. Quell'oggetto non produceva alcun rumore. E a quel punto ho capito che non era un elicottero. Forse un aereo. No, era troppo lento. Nonostante l'avvistamento, Bob non è convinto di aver assistito ad un fenomeno straordinario. Secondo me era una specie di scherzo o qualcosa del genere. Anche Bill Dooley, amico e vicino di Bob, ha avvistato le luci, ma la sua reazione è molto diversa. In casa avevamo un telescopio molto potente e un nostro amico l'ha puntato in quella direzione. Ma era come vedere l'oggetto a occhio nudo. Abbiamo pensato a dei razzi, qualcosa di simile, ma non c'era traccia di fumo in cielo. Ancora una volta, Pat registra i dati emersi dagli avvistamenti di Bob e Bill. Ricostruita la triangolazione, la compilazione dei dati è completa. Ero al telefono con mio figlio e guardavamo l'UFO. Le luci degli aeroplani di solito lampeggiano, ma quelle no. Era un fenomeno strano ed inquietante. Ted Eckworth ha lavorato per il programma di tomografia computerizzata della NASA e sarà affiancato da Terrence Mason, un esperto di rilevamenti visivi della Northeastern University. Cominceranno ad analizzare il filmato girato da TJ Jepcom il 21 agosto 2004, che secondo Ted presenta la qualità video migliore dei 30 filmati raccolti dai cacciatori di UFO. Innanzitutto ho pensato che fosse necessario stabilizzare il filmato perché non è girato da un professionista e quindi l'immagine non è mai perfettamente ferma, ma si muove costantemente. Una volta fatto ciò, sono riuscito a individuare i 3 punti, stabilire che tipo di movimento effettuassero e a capire di preciso intorno a quale asse. Dopo aver stabilizzato uno dei 3 punti luminosi, Ted e Terrence stabiliranno in che maniera si muovono gli altri 2 punti. Fluttuano liberamente o sono collegati ad una struttura rigida? Dai risultati ottenuti, sembra che gli altri 2 punti ruotino alla stessa distanza dal terzo punto nodale. Quindi o sono fissati alla stessa struttura, cella triangolare per esempio, o se si tratta di un'opera umana, esiste di sicuro un legame fisico tra loro. Se i punti luminosi sono collegati, perché in alcuni casi appaiono in formazione triangolare e in altri casi in forma di linea retta? L'oggetto è forse multiforme? Le analisi di Ted e Terrence smentiscono quest'ipotesi. La risposta più plausibile è che, poiché le luci si spostano nel cielo, a cambiare è solo la prospettiva di chi le osserva. A me sembra che le 3 luci siano geometricamente collegate l'una all'altra. E le analisi di Terrence lo confermano. Ora sappiamo che i 3 punti luminosi
fanno parte dello stesso oggetto. Ted e Terrence non sono ancora in grado di stabilire se si trattasse di una navicella triangolare con una fonte luminosa su ogni vertice o tre luci individuali capaci di ruotare.